In questo video vedremo come creare una prescrizione utilizzando Agrian Prescription Creator. Agrian Prescription Creator è uno strumento software connesso utilizzato per la creazione di prescrizioni in Operation Center Web. Esso consente ai produttori di generare facilmente zone e prescrizioni con dosi variabili per le operazioni di applicazione, semina e dissodamento. Prima di creare una prescrizione, occorre verificare di avere inserito i prodotti corretti in Prodotti e rivedere i confini in Gestore terreno per accertare che siano accurati. Ciò è necessario in quanto Agrian Prescription Creator utilizzerà questi dati per generare la prescrizione. È possibile accedere ad Agrian Prescription Creator in tre modi. Il primo modo prevede l'utilizzo della scheda Campi. Da Mappa in Operation Center, selezionare il campo per il quale si desidera creare una prescrizione. Si apre la scheda del campo che mostra le informazioni su quest'ultimo e collegamenti ad altri strumenti all'interno di Operation Center. Selezionare il pulsante Dettagli sulla scheda del campo. Quindi selezionare la scheda Prescrizione. Qui compaiono le prescrizioni assegnate al campo. Selezionare il pulsante Aggiungi prescrizione. Fare clic sul pulsante Crea nuovo, quindi selezionare Continua ad Agrian per aprire Agrian. Un altro modo per accedere ad Agrian Prescription Creator consiste nell'utilizzare Analizzatore campo. Selezionare il campo per il quale si desidera creare una prescrizione, quindi selezionare il menu Strumenti connessi nell'angolo in alto a destra della pagina. Selezionare Agrian Prescription Creator per aprire Agrian con il cliente azienda, agricola, campo e i confini selezionati. L'ultimo modo per accedere è dal menu Pianifica, creare mappe di prescrizione con Agrian. Iniziamo. Selezionare il tipo di prescrizione che si desidera creare. Le opzioni disponibili sono applicazione, semina o aratura. In questo esempio, creeremo una prescrizione di applicazione, semina. Selezionare l'organizzazione Operation Center, correlata al campo per cui si desidera creare una prescrizione. Quindi, selezionare cliente, fattoria, campo e il confine del campo per la prescrizione. Ove necessario, è possibile includere confini interni. Questa opzione consente di creare zone basate sui poligoni interni. Scegliere un'origine della prescrizione e un layer per creare una prescrizione basata su dati esistenti in Operation Center. Queste informazioni vengono utilizzate per compilare i dati relativi alle zone. I layer forniscono un sottogruppo aggiuntivo di dati relativo all'evento sul campo. Tra gli esempi di layer figurano resa raccolta e umidità raccolta. In questo esempio, creeremo una prescrizione utilizzando una operazione sul campo come origine della prescrizione. Selezionare il pulsante Successivo per iniziare a creare la prescrizione. La pagina seguente mostra la mappa della propria zona. Per impostazione predefinita vengono create 5 zone, che tuttavia possono essere ridotte o aumentate a seconda delle esigenze del campo. Per aggiornare il numero delle zone, selezionare il numero desiderato nel menu a discesa e immettere un valore per l'area minima di ciascuna zona. Quindi selezionare il pulsante Aggiorna mappa. Nel nostro esempio, aggiorneremo la mappa in modo da visualizzare 3 zone anziché 5. Per regolare le dimensioni di ciascuna zona, utilizzare la barra di scorrimento o inserire un valore nelle caselle in fondo alla pagina.
selezionare il menu a discesa Area per visualizzare le diverse zone e aggiungere i prodotti chimici, le varietà o i mix serbatoio desiderati. Si noti come le zone siano contraddistinte ciascuna da un colore. Spuntare la casella accanto al numero di zona per evidenziare tale zona sulla mappa e deselezionare la casella per tornare alla visualizzazione normale. In questo esempio, selezioniamo il pulsante Aggiungi varietà. Selezioniamo la varietà A, che è una varietà di mais. Viene visualizzata una nuova finestra con le seguenti opzioni. Area, che indica nel dettaglio la dimensione di ciascuna zona. Valore, in cui è possibile immettere il valore da applicare per ciascuna zona. Qui inseriamo alcuni valori di esempio per la velocità di semina nelle varie zone. L'opzione Distribuisci consente di distribuire i valori in modo uniforme tra tutte le zone. L'opzione Dissolvi consente di combinare tutte le zone con valori identici in un'unica zona. L'opzione Cancella consente di eliminare un particolare prodotto dalla prescrizione. Utilizzare tale opzione se si desidera ricominciare dall'inizio con un nuovo prodotto. A seconda delle impostazioni dell'attrezzatura, è possibile aggiungere più varietà o prodotti con dosi target variabili per ciascuna zona. Selezionare il pulsante Salva per terminare la creazione della prescrizione. Una volta creata la prescrizione, è possibile visualizzarne l'anteprima ritornando alla scheda del campo. Selezionare il pulsante Visualizza dettagli per rivedere la prescrizione. Il file di prescrizione appena creato compare nella pagina File in Operation Center Web. Qui è possibile condividerlo in modalità wireless con una macchina connessa o scaricare la prescrizione da utilizzare con una chiavetta USB. Le prescrizioni possono anche essere inviate con piani di lavoro predefiniti quando si utilizza lo strumento Pianificatore Lavori e un display Generation 4. Per assistenza e maggiori informazioni, accedere al menu Assistenza in Operation Center Web e selezionare Documentazione Guida. In questo video abbiamo visto come utilizzare Agrian Prescription Creator. Grazie per l'attenzione.